Finalmente Pasqua su Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Sì, oggi ci dedichiamo alla Pasqua con delle decorazioni bellissime. Shabby chic, romantiche, country, definitele come volete. Possono essere sia decorazioni per la casa che semplicissimi segnaposto. Guardate che bellino, l'uccellino. È il più classico ovetto pasquale. Guardate che belle decorazioni. Adesso le andiamo a fare insieme, però prima sulla fiducia, un bel pollice in su e una condivisione e noi ci vediamo subito dopo aver creato queste meraviglie. Ciao! Ed ecco l'occorrente per i nostri segnaposto per Pasqua, che non è solo un segnaposto, può essere un segnalibro o una decorazione per la casa, eh? Quindi è un multitasking, un oggettino multitasking. Allora, del cartoncino che sarà l'anima del nostro soggettino, un cartoncino così, color cartoncino. Dello spago di diversificata natura, io ne ho qui due esempi, tre esempi, mille mille esempi, scegliete lo spago che più avete a portata di mano. Un pezzettino di carta pacchi o buste da pane. Uno spiedo per ogni soggetto, matita e taglia balza. Se volete e lo avete, del pizzo per arricchire la nostra creazione e renderla più romantica. Qualche foglio di un vecchio libro, non deve essere un libro di pregio, questa è una guida agli alberghi dell'85, è ingiallita, prenderò qualche foglio da questa guida che non uso più. E poi un tag per segnare il nome del commensale o quello che volete scrivere se lo usate come oggettino per la casa o potete anche eliminare questo soggetto. Ultimi, ma non per importanza, o colla a caldo e relative stecche o una colla attaccatutto, quello che preferite e che avete a portata di mano. Iniziamo subito. Per prima cosa disegniamo i nostri soggettini, ok, e ritagliamolo. Se siete più classici, prendete la sagoma di un uovo e ricalcatela. Adesso prendiamo la pistola per colla a caldo e facciamo una selezione dei nostri spaghi. Io, per esempio, farò un uccellino con due spaghi piccoli e un uccellino con uno spago bello grosso. Quindi questi due. Come prima cosa, taglio. Penso che 5 bastino, 5 per ogni spago del mio spago, perché devo fare una cosa prima di iniziare ad andare più spedita. Quindi con la colla a caldo bagno qui la parte curva della testolina del mio uccellino e appiccico in maniera del tutto casuale e disordinata i laccetti. Prima da una parte e poi dall'altra. Dall'altra parte il mio cartoncino è bianco, ma se voi lo avete tutto color cartone è molto meglio, ma comunque non fa niente perché poi verrà coperto. E appiccico anche dall'altra parte, così, in modo che questa parte venga tutta coperta. Prendo i miei laccetti sul retro punto di colla. Li fisso ben bene, attenti a non bruciarvi, la mia ancora non è tanto calda, e comincio ad arrotolare il mio spago. Mi raccomando, date un bel andamento allo spago, non siate troppo disordinati. Ad arrotolare su tutto il corpo del nostro uccellino. Quando
comincia a rimpicciolire, ogni tanto date un punto di colla a caldo per fissare lo spago ben teso, perché adesso, da questo momento in poi, tenderà a sguisciarvi via e ad assumere un aspetto non troppo teso che non rende bello il manufatto. Quindi ogni tanto, quando andate da zone più larghe verso zone meno larghe, fissate con un puntino di colla. Con un punto di colla a caldo fissiamo la fine dell'arrotolamento. Adesso prendiamo la luccia e roviniamo un po' il cartoncino. Diamo un po' un aspetto vintage. Allo stesso modo prendete la carta e ritagliate più o meno così una luccia, sovrapponendo quella di cartone alle vostre dita. Quindi tirate fuori una luccia strappando la carta. Voilà, così. Stessa cosa facciamo con il nostro libro. Anche qui una luccia più o meno della stessa forma, però un po' più piccolina ovviamente, e sovrappongo le tre ali mettendo un puntino di colla a caldo l'una sull'altra e sfalzandole così di qualche millimetro. La attacco sul mio uccellino. Quindi prendo il becco e lo attacco così dal retro. Ora prendo il mio spiedo, anche questo punto di colla, e dal retro, roteandolo, lo infilzo. Prendo uno spago, faccio un fiocchetto, quindi i due occhielli, e poi li annodo. Taglio lì in più, faccio un nodino che attacco con la colla a caldo qui, in modo che non si sciolga più e che non debba fare un nodo troppo grosso, un doppio nodo. Appiccico anche il fiocchetto e il mio uccellino segna posto, è pronto. Come facciamo a fargli segnare il posto? Prendiamo un tag, scriviamo il nome del commensale e poi lo fermiamo qui, o con un punto di colla a caldo o legando un ulteriore laccettino.
Ed ecco il nostro bellissimo ed elegantissimo segnaposto per la nostra Pasqua. Possiamo adagiarlo sul piatto legando il tovagliolo attorno oppure utilizzarlo per i centrotavola. Decidete voi come inserirlo nella vostra tavola di Pasqua. Io procedo con il prossimo lavoretto. A questo punto arricchiamo questo vetto con uno spago più sottile. Non ve l'ho fatto fare subito perché lo spago grosso ha una flessione diversa dallo spago sottile e quindi o nasconde del tutto lo spago sottile o si intreccia male con lui. Partendo dalla parte bassa, che di solito è quella che presenta più lacune con lo spago, comunque partendo dal punto o più alto o più basso, io parto dal più basso e mi incastro tra le pieghe, così, dello spago grosso. Per farlo più carino, per questo utilizzerò del pizzo, taglierò della lunghezza che mi interessa, così, e vado ad appiccicarlo su tutta la circonferenza. Prendo anche un laccio e lo leggo proprio sopra il pizzo, così, quindi dal retro, lo attacco così, fuori impazza il temporale, come sentite. Taglio i laccetti. Con un pezzettino di carta faccio una girandola di carta, quindi taglio un cerchio del tutto irregolare, così, e comincio a tagliare una girandola. E poi dall'estremità faccio così e arrotolo. E viene fuori una bella rosellina che fisso con un po' di colla nella parte inferiore. Così. Voilà. In questo caso non faccio una rosellina, cambio un po', quindi faccio una striscia di carta, taglio a frangine e arrotolo fisso con un pochino di colla e apro. E adesso fiocchettino con il cordino che avevamo prima tre volte, prendo un altro pezzettino di corda e faccio un nodo al centro.
Quindi fisso il fiocchetto e adesso tutto attorno compongo. Metto lui qua. Anche qui un puntino di colla e nella parte posteriore infiliamo, voilà! E voilà! E anche questo segnaposto è bello fatto, segnaposto da utilizzare anche come decorazione senza naturalmente il tag dell'iniziale. Bene, vi lascio alle foto, ma non prima di avervi detto lasciate un pollice in su e una condivisione se questi lavori vi piacciono. E noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Che belle le nostre decorazioni! Tu le metterai tra le piante, sul centro tavola o come segnaposto, o sparse per la casa a mo' di primavera che sta giungendo malgrado il temporale. Fatemi sapere se le realizzerete e dove le metterete, ma soprattutto regalatemi un pollice in su, una condivisione, venitemi a trovare su tutti i social, Arte per te, Due Cuori Una Cappa, Ombretta, su Instagram e su Facebook come Arte per te. Pennello bianco su fondo rosso, vi aspetto ovunque, non avete scuse, quindi vi aspetto per numerose idee creative sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!